Ok, salve a tutti amici YouTube, bentornati nell'altro grandissimo video. Allora, questo brevissimo video vi faccio vedere le ultime cose che ho preso a Lucca Comics e Games. Vi l'ho già fatto vedere nel corso. No, cioè, li dovrò poi far vedere meglio perché oggi ho pubblicato un video così per farvi vedere più o meno le cose, ma poi elaborerò il video finale che probabilmente sarà tutta l'esperienza Lucca Comics che ho filmato, che è un video veramente lungo e mi ci vuole molto tempo per elaborarlo e caricarlo. Quindi vi prego di attendere con pazienza e essere pazientosi. Allora, vediamo il primo oggetto. Diciamo, un manico telescopico preso da un marocchino che passava a 10 euro. Era veramente lungo, guardate, cioè, ma è lungo 1,5 m, con cui ci si può fare i selfie oppure ci si può, cioè, ai concerti. Infatti l'ho usato per fare per riprendere Maurizio, quello di Cotto Frullato, via. Praticamente uno lo allunga e sta col telefono in aria, fa un porciucco, però intanto il video lo fa bene. Ora, l'adattatore che è stato qua in cima l'ho attaccato al cavalletto della macchina fotografica, che mi serviva e non è molto importante perché almeno posso attaccare il telefono alla macchina al cavalletto per fare video molto meglio rispetto alla macchina fotografica. No, è comodo, bellino e ha un design anche abbastanza, a parte qua la scritta Mop, qui Monopod, a parte questa scritta qua. No, però è veramente bellino. Contento. Poi abbiamo qua un deck case, come vedete, in famiglia di deck box, pagato 3 euro, contiene più di 80 carte. Ora qua, vabbè, ci sono i miei due maxi di Magic, però voglio farvi vedere, oltre le, cioè, ho detto già, la carta per dividere i mazzi, e in più avevo comprato anche 4 carte, se non mi sbaglio. Questa qua, ora voi forse di Magic non ho aperto ancora. Non ho aperto una categoria nel mio canale, però forse la aprirò perché sono molto interessato a Magic e ho iniziato a fare un bel po' di tempo. Ho comprato delle carte molto veloci di eroismo perché ho fatto mazzo eroismo veloce, ma l'ho da cercare di fottere la versione il più possibile. E non bel mazzo. Forse mai aprirò una categoria Magic e ve lo mostrerò. Comunque, no, veramente un bel box. Qui devo avere le carte. Poi adesso passiamo all'ultimo di acquisti. Eccolo qua, la fascia del Villaggio della Foglia. Questo, ragazzi, è quello ovviamente più importante perché è spettacolare. Guardatelo. Uno se lo può legare al braccio o in testa. Infatti il GMD è piegato perché l'ho usato. È veramente spettacolare. Che dire, vabbè, io spero che questo video vi sia piaciuto. Naturalmente è un mini video in cui faccio vedere tutte le cose che ho preso, però il vero video uscirà la settimana prossima perché ci vuole tanto tempo di lavorarlo. Sono tipo 5 giga di roba e poi devo trovare assolutamente il tempo. Quindi, ragazzi, grazie per aver visto il video. Mi raccomando, iscrivetevi. Faccio anche video di Minecraft se non mi seguite, di Minecraft, anche in generale, su Android, di Metroid, Spyro, Filo, tutto, che sono i video. Quindi grazie per aver visto il video e ciao a tutti, ragazzi!